Ciao a tutti e a tutti, ho appena finito di girare un video spacchettamento che mi è stato inviato da Zen Store. Penso di mettere prima questo video rispetto all'altro, anche se l'ho girato insieme. Volevo semplicemente dirvi che mi dispiace molto se sono stata un po' assente negli ultimi periodi. Come vi ho detto all'inizio dell'anno, pensavo di dare un'impronta diversa al canale, nel senso che io sono anni che appunto do consigli sui capelli eccetera eccetera, che è una cosa che mi piace sempre perché è anche il mio lavoro, però mi ero iniziato un po' a stufare a dire sempre le stesse cose, insomma parlare sempre delle stesse cose. Ogni volta che aprivo YouTube ho avuto anche molto più da fare, è stato un po' più difficile, quindi ultimamente, come avete visto, pubblico video un po' di ogni tipo in sostanza, quando sono review, quando sono invece chiacchiere o argomenti che non c'entrano niente con capelli e beauty. E siccome avevo pensato di pubblicare un video su la mia esperienza riguardo l'allenamento, riguardo il perdere peso, quello che ha significato per me, come l'ho affrontata, come su Instagram è una cosa che alla fine è un po' di più di Facebook e YouTube non ne ho parlato quasi mai, proprio qua e là in un paio di video così in mezzo ad altre cose. Vedevo insomma se questa cosa vi può interessare, perché io so che ci sono molte interessate a questa cosa qui però anche perché ho pubblicato diverse foto su Instagram lo metto sempre sotto, comunque lo scrivo anche qui, FerryMary27. Non so se è una cosa che può, sì, ok, quelle che sono interessate magari mi scrivono e me lo chiedono, però magari ce ne sono tot interessate e altre tot che non sono interessate. Io vorrei capire se sono più quelle interessate o quelle che non gliene importa niente o che comunque non pensano che io dovrei farlo. Ovviamente mi conoscete, sapete come sono, ogni argomento lo tratto in maniera razionale, lucida, e non do consigli in quanto nutrizionista esperta, non do consigli, ecco, do qualche consiglio generico, nel senso che sono quelle cose che possono andare bene per tutte, che persino i medici direbbero sì, ok, è scontato, ma consigli precisi, particolari, no. Da quando pubblico su Instagram ogni tanto mi scrivono in privato per chiedermi consigli su come dimagrire, consigli, no, io questo non lo faccio assolutamente. Vi dirò più che altro la mia esperienza, cioè come in questi anni sono riuscita a iniziare a prendermi cura di me, fisicamente parlando e poi anche mentalmente, perché è tutto un po' collegato. Se è una cosa che la maggior parte di voi può ritenere interessante, io la faccio. Se invece, siccome ho paura che magari qualcuna possa, non lo so, ho visto che ultimamente ci sono purtroppo persone che sì, si sentono stimolate dalla mia esperienza, che poi pare che sono diventata chissà chi è, non è niente di che alla fine, persone che magari possono sentirsi il contrario, scoraggiate, quindi io non vorrei andare a scoraggiare ulteriormente oppure a, non lo so, far passare il messaggio che sono diventata la nuova Carlita, tra virgolette. Tanto ragazze sapete che io non è una persona che non stimo più, e quindi no, assolutamente no, io non voglio lanciare messaggi sbagliati, non voglio che pensiate che sono diventata un'ultra fissata, semplicemente io quest'anno per me è stato un anno di cambiamento, un anno in cui ho iniziato davvero a prendermi cura di me. E non significa diventare fissate, ovviamente. Niente, fatemi sapere se insomma è una cosa che vi interessa, perché dato che questo è il periodo in cui vanno più di moda questi video, perché effettivamente anche il video quel limone, la mia esperienza con acqua e limone che ho fatto un anno fa quasi preciso, ha avuto il boom non solo in quel periodo quando è uscito verso giugno, quei periodi lì prima dell'estate, e poi dicembre quando è il periodo in cui la gente comincia a pensare a gennaio, anzi le diete, queste cose qui, questi sono i periodi in cui fare video sul come dimagrire, ecco. E niente, se quindi qualcuna vuole iniziare a un percorso eccetera e vorrebbe sapere la mia esperienza, penso che questo sia il momento giusto per farlo. E fatemi sapere, grazie a tutti per le iscrizioni, per esserci ancora. Io ragazze non vi dico mai di attivare la campanellina, perché sapete che non mi va di stare a chiedere queste cose, di mettere like, però io avevo già notato ovviamente un calo delle visualizzazioni e non me ne importava più di tanto, ma ultimamente il calo è talmente drastico. Vabbè, io non lo faccio come lavoro, non importa, per carità. Mi dispiace però che tante persone che mi seguono mi dicono che non hanno visto tanti miei video e poi magari aprono la mia pagina, proprio la pagina mia YouTube, e trovano un sacco di miei video che io avevo caricato, messo eccetera, ma non li vedevano nella home. Per cui vedete voi, ecco, se vi va di seguirmi
siete voi responsabili e vedete voi se mettere mi piace, attivare la campanellina eccetera. Se non ve ne frega nulla, allora insomma non fate niente, non mi seguite. Basta, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti e a tutti, ciao!